sicuramente iniziare la serata accogliendo veramente di cuore e ancora una volta con un applauso caloroso l'Orchestra Filarmonica Michael Giora di Bacau, diretta dal cittadino onorario di Barà. Grazie di essere qua ancora una volta, signor. Sono necessarie due parole, sono onorato e anche un po' emozionato perché 31 edizioni fa, su un'idea del maestro Vincenzo Bazzani, la nuova scuola di musica di Cantù, il comune di Cantù e la famiglia Molteni, nella persona di Giuliano Molteni, accoglievano quest'idea strepitosa di far partire il concorso internazionale per pianoforte e orchestra Città di Cantù. Allora, un'idea assolutamente innovativa e assolutamente geniale, dare la possibilità a tantissimi pianisti, tantissimi giovani pianisti, la possibilità di suonare con l'orchestra. Fra pochi giorni, daremo il via all'edizione numero 31, ma questo numero 1 è molto particolare perché molto particolare perché in questi ultimi anni, difficili per tutti e difficili anche per la gestione di un concorso internazionale, non solo non si è spenta la creatività e la volontà di fare nuovo, ma anzi si è accesa la voglia e l'intenzione che questa sera, in questo momento, prenda via, di fare qualcosa di nuovo. Il concorso, come ha ricordato la Presidente Cristina Molteni, in questi ultimi anni ha colto l'occasione anche dei cambiamenti per mutare e trasformarsi in qualcosa di nuovo. Per esempio, il fatto che grazie anche alle tecnologie, e c'è tantissima tecnologia che ci permette di far arrivare la nostra musica da questa sera ovunque nel mondo, si è scelto di passare nelle fasi selettive del concorso, come peraltro avviene nella maggior parte dei concorsi di rilevanza mondiale, a una selezione fatta tecnologicamente, fatta online. E questo è avvenuto anche per ciò a cui assisteremo questa sera. Ma l'altra novità particolare è quella di aprire un'anteprima, un piccolo festival, un concorso nel concorso dedicato assolutamente ed esclusivamente agli young talents, ai giovani talenti di età fino a 18 anni. Molte volte in commissione, della quale io ho avuto l'onore di far parte per alcune edizioni, ma anche parlando con amici, con conoscenti, con tanti appassionati, fra cui vedo anche qualcuno di voi in sala del concorso, molte volte si è detto: sono presenti, concorrono, partecipano giovanissimi di un'età veramente verde, e vanno a confrontarsi con musicisti ormai, nonostante siano al di sotto dei 30 anni, musicalmente e personalmente maturi. Quante volte la Commissione si è trovata nella condizione di fare i confronti per dei talenti e delle abilità inevitabilmente per età e per maturazione diversi tra loro? Ecco l'idea di Cristina Molteni, della nuova scuola di musica del concorso, di dar vita da quest'anno a un'edizione Young Talents, quindi dedicata esclusivamente a giovanissimi al di sotto dei 18 anni d'età. La partecipazione, l'adesione è stata significativa per una prima edizione e noi questa sera ascolteremo i finalisti di questa prima edizione dello Young Talents, che a questo punto porta la data 2023 con, siamo convinti e crediamo, una vita almeno lunga quanto il trentunennale concorso. Mi sento di chiedervi un applauso e di applaudite in fiducia, mi fa piacere. Per tutto ciò che ho detto, vi presento la commissione esaminatrice, che è presieduta da Enrica Ciccarelli, musicista, pianista di fama mondiale,
nonché direttore artistico della Società dei Concerti di Milano e presidente del premio Antonio Mormone, Cristina Molteni, presidente del concorso Città di Cantù, i maestri Alberto Nosè, Sieva Dvorkin, che è stato vincitore del Città di Cantù, e poi ancora i maestri Pavel Ionescu, che siede fra le file dell'orchestra, e il maestro Antonio Tarallo. Il battesimo di questa sera ha un'ultima iniziativa importante che mi sento di nominare fin dall'inizio, prima di chiamare uno a uno i finalisti alla tastiera del pianoforte accompagnati dalla Mikhail Jora. È un'ultima importante novità da quest'anno che ci rende, mi sento di dire, ancora più orgogliosi. Partner di questo concorso, che vive grazie alla coorganizzazione dell'assessorato alla cultura del Comune di Cantù, e in questa particolare sezione come sponsor unico della BCC di Cantù, della nostra banca di credito cooperativo, che ringraziamo nella persona dell'assessore Isabella Girgi e del presidente Angelo Porro, è una partnership veramente speciale. Da quest'anno avete trovato all'ingresso e ritroverete per tutte le serate, uscendo da questa sala, troverete uno stand dell'AIRC. Tutti sappiamo l'importanza fondamentale di questa associazione, che significa vita. L'AIRC in particolare, con questo appoggio nel Canturino e questa manifestazione, dall'anno scorso sostiene una borsa di studio che verrà concessa a una giovane ricercatrice nell'ambito dell'oncologia pediatrica. Il primo anno ha già raggiunto il suo obiettivo per la concessione di questa borsa di studio, siamo al secondo anno e noi siamo tutti veramente fiduciosi che anche alla loro presenza qui e al nostro aiuto tanta vita ancora attraverso la ricerca di AIRC sarà resa possibile. Trovate tutto il materiale, se non l'avete già preso, all'ingresso, in modo tale da conoscere in modo più approfondito questa iniziativa. Io credo che sia il caso che non parli più, perché ho già parlato tantissimo. Sono pronto per annunciarvi i 7, mi sento di dire, magnifici anche per la loro giovane e giovanissima età, concorrenti che si alterneranno. Abbiamo detto un'età che arriva fino a 18 anni, quindi conosceremo anche un giovane musicista di 7 anni che compie gli 8 anni il 12 novembre. Io però ve li presenterò uno alla volta. Iniziamo con il concorso nella sezione Young Talents, quindi iniziamo in patria, chiamo alla tastiera Giulia Falzarano, italiana, che esegue il primo movimento maestoso del concerto numero 2 in fa minore, opera 21 di Friedrich Chopin. Buon ascolto.
Thank you.
compiuto 14 anni due giorni fa. Dalla Germania, il secondo concorrente, Philipp Amadeus Hahn, esegue il molto allegro con fuoco dal concerto numero 1 in sol minore, opera 25.
La terza concorrente di questo Young Talent, di questo primo Young Talent, viene dall'Italia. Si chiama Martina Meola e ha 10 anni. Esegue l'Allegro con brio del concerto numero 1 in Do maggiore, opera 15, di Ludwig van Beethoven.
Rimaniamo con Ludwig van Beethoven, dalla Romania sale sul palco adesso Leonard Mihale per eseguire l'allegro iniziale del concerto numero 5 in mi bemolle maggiore Imperatore, opera 73.
Thank you.
Thank you.
seconda parte del primo Young Talents Città di Cantù 2023, gli ultimi tre concorrenti, ma prima ancora una volta l'orchestra filarmonica Mikhail Zhora di Bacau e il maestro Ovidiu Balan. Abbiamo la possibilità di riascoltare il primo movimento, il maestoso del concerto numero 2 in fa minore, opera 21 di Chopin, al pianoforte l'italiano Massimo Urban.
Il primo Young Talents Città di Cantù 2023.
Orchestra Filarmonica Mikhail Jora di Bacau. Il maestro Balane, intanto riaccogliamo nell'applauso l'ultima concorrente, che di anni ne ha 15. Prima che si ritirano, io vorrei dire un grazie speciale a tutti i professori, perché oggi è stata una lunga giornata, hanno studiato con i concorrenti tutto il pomeriggio. E io vorrei dire, e anche domani, adesso ne parleremo, maestro Balan. E un grazie speciale, come al solito, al nostro cittadino benemerito, sì, la cui competenza musicale ormai la conosciamo, è infinita, la cui serietà anche nella cura, nello studio con i ragazzi, ma essere dietro le quinte è bello, perché vorrei aggiungere, e me lo consentirà, per quel paio di sguardi teneri da nonno nei confronti dei piccoli, che fanno bene in tempi come questi anche quelli. Grazie maestro. Grazie all'orchestra, ai professori. La commissione del primo Young Talents si ritira per deliberare, per confrontarsi sull'attribuire i premi e le borse di studio che, totalmente dedicati dalla BCC, Banca di Credito Cooperativo di Cantù, verranno assegnati fra poco. Dovrebbe, no, forse non si chiude il palcoscenico dietro di me, io nel lasciarvi la possibilità di discutere, di confrontarvi, ne approfitto per ricordarvi il concorso vero e proprio. Vi ricordo che la 31esima edizione del concorso internazionale per pianoforte e orchestra Città di Cantù, mentre la giuria presieduta da Enrico Ciccarelli sfila e si ritira nelle zone di palcoscenico, io intanto ne approfitto per ricordare le maestranze del Fumagalli, di questa sala che ci ospita ormai da tanti anni. Vi ricordo 2-6 maggio le semifinali, alternando una giornata di prove e una giornata di concorso, saranno 2 maggio prove dei concorrenti con orchestra per quanto riguarda la sezione A, concerti classici fino a Beethoven. 3 maggio dalle 16 e dalle 20:30 la semifinale con orchestra per i concerti classici. 4 maggio prove per i concerti romantici, sezione B. 5 maggio dalle 15 e dalle 20:30 le semifinali con orchestra per i concerti romantici e del Novecento. Sabato 6 con inizio alle 16:30 per la sezione dei concerti classici e alle 20:30 per la sezione dei concerti romantici la finale. Tutte le prove e anche le prove intendendo come studio sono in streaming, quindi possono essere fruibili anche sui canali social grazie alla presenza di Auditoria Records, che quest'anno ci dà una mano enorme da questo punto di vista, la tecnologia e le novità della tecnologia nell'improving del concorso valgono anche da questo punto di vista. Ma io vi lascerei chiacchierare per un attimo anche tranquillamente. Non dimenticatevi che all'ingresso c'è AIRC e vi dico grazie fin d'ora per tutto ciò che vorrete fare per la borsa di studio di oncologia pediatrica. Lasciamo lavorare i commissari e, se avrete la bontà di pazientare, premiazioni, assegnazioni di tutti i premi e le borse di studio, speriamo a fra poco, a fra breve. Grazie.
Eccoci, siamo pronti. Bene, innanzitutto torno a salutare e invito al centro del palco la commissione esaminatrice di questo primo Young Talents, la presidente del concorso Cristina Molteni, i maestri Alberto Nosè, Zevolod Vorkin, Pavel Ionescu e Antonio Tarallo. E la presidente della commissione esaminatrice, Enrica Ciccarelli. Lascerò a loro la parola per un saluto e un commento finale, ma direi di passare immediatamente a rendere pubbliche quelle che sono state le decisioni della commissione. Andiamo in ordine crescente e quindi iniziamo dalle borse di studio attribuite ai concorrenti ai quali non è stato attribuito il primo, il secondo e il terzo premio. Chiamo a tal proposito sul palco la dottoressa Antonella Bernareggi dell'Ufficio Cultura del Comune di Cantù, che ringrazio. Buonasera, sarà lei a consegnare le tre borse di studio che la Commissione ha deciso di attribuire a Giulia Falzarano, Leonard Michale e Teodor Vujanic. Ecco Teodor, Giulia, e Leonard Michale. Spazio alle fotografie di rito. Ma io direi che potete rimanere. Premi. Vi faccio soffrire un po'? No, non vi faccio soffrire. La Commissione ha deciso di attribuire un terzo premio ex aequo. I destinatari sono Philip Amadeus Ann e Sevara Ildiasheva. Invito sul palco il presidente della BCC, Banca di Credito di Cooperativo, per noi la Cassa Rurale di Cantù, Angelo Porro. Philip. E da dare a Sevara. Per il secondo premio invito sul palcoscenico Isabella Girgi, assessore alla cultura del Comune di Cantù. E dalle sue mani riceve il secondo premio attribuito dalla commissione esaminatrice a Martina Meola. E dalle mani di Angelo Porro riceve il primo premio, comprensivo anche della possibilità di eseguire il proprio primo movimento del concerto, la serata della finale di sabato 6, a conclusione delle prove, quando la commissione esaminatrice si riunirà per stabilire i vincitori, Massimo Urban.
Io vorrei chiedere velocissime due brevi parole alla Presidentessa di Commissione, all'Assessore e al Presidente Angelo Porro, iniziando dalla Commissione. Grazie. Beh, ringrazio tutti, ringrazio soprattutto i giovani artisti che hanno suonato questa sera, ringrazio l'orchestra, il maestro Balane e tutti i miei colleghi. È stato un grande privilegio poter ascoltare dei giovani talenti e auguro a tutti naturalmente di continuare su questa strada, sempre cercare, perché la musica è anche ricerca, è curiosità e tanta passione. Voi siete sulla strada giusta, quindi da parte mia penso di tutti i miei amici e colleghi, un in bocca al lupo e complimenti, questa è la prima di tante tappe che vi porteranno ad essere dei musicisti straordinari. Grazie maestro, che ci onora della sua presenza fino in fondo, perché presiderà anche la commissione del concorso ufficiale. Il Comune di Cantù è praticamente coorganizzatore, co-tutto del concorso, una parola anche dall'amministrazione. Grazie, grazie a tutti voi, grazie ai talenti. La città di Cantù è onorata da 31 anni essere al fianco del concorso internazionale con un'idea fantastica che ha avuto Giuliano Molteni. E devo dire che anche la figlia non scherza, nel senso che l'idea del Young Talent è proprio arrivata a lei, quindi grazie Cristina. La musica, il talento di questi ragazzi questa sera ci ha veramente rallegrato e ci ha fatto crescere veramente orgogliosamente la nostra città di essere effettivamente al centro della cultura. Questa sera si è fatta cultura in questo teatro, su questo palcoscenico. Grazie a tutti voi, veramente di cuore. E grazie alla PCC. Dulcis in fundo, Presidente, senza di cui... E adesso cosa devo dire? Devo dire grazie a tutti, ne abbiamo sentiti tanti di ringraziamenti. Ma la cosa più bella è che ogni anno questo concorso mette in campo qualcosa di nuovo, qualche volta piccolo, qualche volta grande, qualche volta grandioso come oggi. E oggi abbiamo assistito a una prima, dico, va bene, si dice così, una prima che sicuramente avrà un seguito, sicuramente migliorerà, sicuramente vedremo altri giovani talenti. A tutti, grazie a voi, alla giuria, alla Cristina, a tutta la nuova scuola di musica e soprattutto a tutti voi che siete la cosa più bella che abbiamo sentito e visto questa sera. E noi siamo contenti come banca locale di poter contribuire a sostenere e a promuovere queste iniziative. Grazie, grazie, grazie. Mi unisco a tutti. L'ultimo grazie va a voi che avete voluto condividere queste emozioni. La magia continua da domani fino a sabato 6. Buona prosecuzione di concorso e buona serata a tutti.